La clip di oggi è per parlare dei video che si possono fare per promuovere e comunicare un evento. Vediamoli da vicino, non li approfondiremo, però almeno elenchiamoli. Si possono dividere in due modi: uno è pre, durante e post evento, quindi dividerli temporalmente. A me però piace di più sottolineare il fatto che se avete una zona video nel vostro locale o nella location che avete affittato per fare questo evento, potete sfruttarla con tutti questi altri contenuti. E quindi vediamoli, sono promo, che naturalmente contiene le informazioni di quando c'è l'evento, il luogo dell'evento e che cosa presenterete voi. Anche questo si può fare in mille modi, si può fare solo grafico e fotografico, oppure con un mini invito della persona che sarà presente all'evento, che magari introduce il tema del suo intervento. O addirittura creare un po' di suspense e quindi non dire in realtà qual è il tema, ma farlo scoprire, dare qualche indizio e lasciare la curiosità. Insomma, gli stili che si possono usare sono tanti, ma il discorso è sempre quello di promuovere l'evento a tutti quelli che sono potenziali clienti, quindi raggiungere persone che magari non vi conoscono. Poi vediamo gli altri velocemente. La diretta è ormai qualunque evento inizia con una diretta sui social. La potete fare verticale, orizzontale, non importa, ci sono altre considerazioni da fare e non abbiamo il tempo di vederle tutte, però la diretta va fatta sempre, anche quando magari per qualche motivo è un corso a pagamento, non si può realmente svelare tutto. Anche in quel caso potete fare una diretta dell'introduzione o magari del backstage dell'evento e poi staccare salutando, proprio perché quell'evento è a pagamento. Ma anche lì si può fare una mini diretta. E poi naturalmente il report a fine evento, quindi registrare interviste, immagini di tutto quello che accade durante l'evento e poi fare un video o una serie di video per raccontarlo in modo più o meno approfondito. Un video sicuramente di report va fatto. E poi ci sono gli altri video, quelli che si possono fare appunto se avete una zona video nel vostro locale, e sono naturalmente la sigla iniziale e finale, che magari riprende le immagini del promo, potrebbe essere, e in ogni caso dà la possibilità di inserire i partner e gli sponsor, quindi di dare una visibilità che viene raccolta economicamente per promuovere l'evento. Questo è un momento topico. Il secondo è la scheda tema, cioè se parlate e presentate un vino, potrebbe essere la presentazione della cantina dove viene prodotto questo vino. Insomma, è la scheda più o meno televisiva che si lancia prima di aprire un dibattito, prima di aprire delle interviste a degli ospiti. E anche qui il tema può essere più informativo o invece più emozionale, perché poi le informazioni le daranno le persone presenti lì sul palco o comunque nella scena che avete preparato. E poi naturalmente le videochiamate, quindi entrare in contatto in diretta con una persona che chiaramente è in un altro luogo ma vuole intervenire. Infine la telecamera a circuito chiuso, cioè riuscite a dare un dettaglio di quello che presentate e quindi delle azioni che fate. Pensate a uno show cooking, le persone lontane chiaramente vedranno poco, quindi un semplice telefono sul monitor, sulla smart TV, rende visibile l'azione nel modo migliore anche alle persone più lontane. Oltretutto potrebbe andare anche online, ma questo è un altro discorso. Quindi potrebbe essere semplicemente il primo piano di chi parla, e quindi con il carrello motorizzato che trovate in una clip, se l'andate a cercare nella pagina Mojoma lo potrete vedere in azione, ad esempio cambiare con il primo piano delle persone che intervengono. Quindi far seguire sempre da persone sedute distanti dalla scena, in un altro modo, il parlato delle persone.
Allora, questi sono solo alcuni dei video che si possono fare e per ciascuno di essi va scelto uno stile, una durata, un modo di produrlo. L'importante è avere bene a mente il video può aiutare il vostro business, ma ancora meglio a comunicare la vostra vision, il vostro modo di fare la vostra professione. Per finire, come sempre, gli strumenti che ho utilizzato: un radiomicrofono lavalier, uno stativo e un supporto per il telefono e un'app di montaggio Power Director.